l'associazione culturale Bellantonese, ecco, avete organizzato per questo Natale la zeppolata, oltre il raduno dei giganti. Sì, ecco. Abbiamo organizzato la seconda edizione del raduno dei giganti, che ha avuto inizio oggi pomeriggio alle 17. I giganti adesso sono in itinere per le vie del paese. Sono, vediamo, queste strutture imponenti che per rievocare la cultura e la tradizione popolare calabrese ballano per le vie del paese simulando, amoreggiando, diciamo, quello che simboleggia l'amore tra l'uomo e la donna. Infatti diciamo che la coppia è composta da un uomo e da una donna, strutture imponenti che ballano, si avvicinano e si allontanano, si baciano tra di loro grazie alle maestrie dei ballerini che ci sono sotto la struttura imponente di questi giganti. Ricordiamo che il presidente fa parte il presidente è un ideatore, il presidente dell'associazione è un ideatore di questa, di questo evento, in quanto anche lui è titolare, c'ha una coppia di giganti che va in giro per tutta la Calabria a far sviluppare quella che è questa tradizione popolare. Ecco, non solo musica e giganti, ma anche avete abbinato le tradizioni, perché sì, qui c'è un prodotto che è del territorio, ecco, i zeppoli, sì, le zeppole italiane. Le zeppole calabresi, come potete vedere. Già le donne sono al lavoro, sono da stamattina, ecco, sì, che preparano, in più abbiamo anche tipo salsicce, peperonata, tutto quello che può rievocare il gusto della tradizione popolare, della tradizione. Anche perché calabrese. Questa è una frazione di Lauriana, sì, Bellantone, che è molto popolare, sì, popolosa. E poi c'è gente, diciamo, che avete ancora le tradizioni di una volta, persistono, ecco, sì, le tradizioni. Persistono le tradizioni, cerchiamo di far rivivere alla gente che per problemi e per interessi lavorativi ha dovuto abbandonare il territorio, è andata al nord a lavorare, in occasione delle festività natalizie gli facciamo rivivere questi che sono momenti di cultura e di tradizione popolare, per far sì che questa cultura appunto non si perda, diciamo. Infatti insieme al Raduno dei Giganti abbiamo anche abbinato la prima edizione della musica sotto l'albero, con in concerto abbiamo Davis Muccari stasera alle 21, e anche lui è un band di musica popolare calabrese, folklore calabrese, che potete ammirare stasera dalle 21. E poi alla fine di tutto ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Apocalisse di Raissa Panetta di Siderno. Quindi diciamo che... Quindi tanta carne al fuoco avete messo. Tantissima carne al fuoco per far rivivere quella che è la tradizione popolare calabrese. Perché qui il Natale ancora si vive come si viveva una volta. Esatto, ecco, esatto, perché... esatto. Infatti qualche giorno fa abbiamo avuto anche... Non siamo stati noi i promotori, ma c'è un'altra associazione che è quella del presepe bellantonese, che ha organizzato sempre... l'edizione del presepe vivente sempre per le vie del paese, diciamo, c'è stata proprio l'edizione del presepe vivente, e quindi anche lì un grande spettacolo che rievoca quella che è la tradizione natalizia e la cultura popolare, dove si potevano ammirare le varie capanne, i vari stand che raffiguravano appunto quella che era la natività di Gesù a Natale, in sostanza. Come nasce l'idea, diciamo, di fare queste... L'idea nasce da me da piccolino, sempre con la voglia di andare dietro i giganti. Quindi da piccolino sentivi... come tutti i bimbi sentivo il suono dei giganti, andavo dietro e poi li abbiamo costruiti io con mio fratello, diciamo in famiglia, ecco. Oggi li portate nelle varie piazze della Calabria? Sì, sia in Calabria, siamo stati all'Expo, in Svizzera, Sicilia, Torino, abbiamo girato un bel po' di... Perché adesso si fanno questi raduni, oggi siamo qui a Bellantone. Sì, 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 in inverno un po' di meno, ma in estate facciamo moltissimi raduni, feste, ci muoviamo di più, dai.